ci troviamo nel laboratorio scientifico multimediale del Liceo Augusto. Io sono Enrico Buonvissuto, lei è Cecilia Betto del quarto G, la nostra professoressa è la professoressa di russo. Oggi costruiremo una pila Daniel. La pila è uno strumento che attraverso una reazione spontanea di ossido di riduzione trasforma l'energia chimica in energia elettrica. Una reazione di ossido di riduzione consiste nel passaggio di elettroni da una sostanza chimica che si ossida ad una sostanza che invece riceve e si riduce. Per questo esperimento abbiamo bisogno di un becher contenente una soluzione 1 molare di solfato di zinco, un altro contenente una soluzione 1 molare di solfato di rame, due lamine, una di rame e una di zinco, una soluzione di cloruro di potassio necessaria per realizzare il ponte salino, i fili conduttori e il voltmetro necessario per misurare la differenza di potenziale tra due elettrodi, detta anche parse elettromotrice. Per costruire la pila d'anio prendiamo i due becher contenenti solfato di zinco e solfato di rame. Immergiamo nel becher contenente il solfato di zinco la lamina di zinco e nel becher contenente il solfato di rame la lamina di rame. Immergiamo all'interno dei due becher il ponte salino e colleghiamo i cavi. Sarà il nostro anodo, quindi l'elettrodo negativo. Qui abbiamo una reazione di ossidazione. Per questo l'atomo di zinco libera due elettroni e lo ione con più cariche positive cade in soluzione. Infatti notiamo che la lamina si assottiglia. Gli elettroni liberati dallo zinco attraversano il filo conduttore verso il catodo elettrodo positivo. Qui abbiamo una reazione di induzione. Infatti gli ioni positivi del rame presenti nella soluzione vengono attratti dagli elettroni liberati dallo zinco e notiamo un ispessimento della lamina. Tramite il voltmetro possiamo poi misurare la differenza di potenziale tra due elettrodi, anche detta falsa elettromotrice, che in questo caso è di circa 0,8 volt. Fondamentale è poi il ponte salino, che è saturo di una soluzione di cloruro di potassio. Infatti, nell'anodo, quindi nell'elettrodo negativo, si viene a creare un eccesso di cariche positive, eccesso che viene neutralizzato dal ione negativo del cloro. Nel catodo invece, quindi nell'elettrodo positivo, si viene a creare un eccesso di cariche negative, che viene neutralizzato dall'ione positivo del potassio. Per capire l'importanza del ponte salino, possiamo vedere come, sollevandolo, la reazione si interrompe e la pila smette di funzionare. Rimettendolo invece, la reazione riprenderà e la pila funzionerà. Sollevandolo, la pila smetterà di funzionare e rimettendolo, riprenderà a funzionare. In corrispondenza dell'anodo abbiamo la semireazione di ossidazione. Per polo negativo, lo zinco in forma neutra metallica si trasforma in ione zinco e perde due elettroni. In corrispondenza del catodo invece abbiamo la semireazione di riduzione, dove il rame in forma ionica acquista due elettroni e si trasforma in rame neutro in forma metallica. La reazione complessiva vede lo zinco in forma neutra metallica più il rame in forma ionica trasformarsi in zinco in forma ionica più rame in forma metallica. Un saluto dal laboratorio scientifico del Liceo Augusto.